Oggi parliamo di mistero. Come mai il mistero per me è così importante? Sapete, si attribuisce ad Aristotele una frase che è questa: non c'è grande genio senza una miscela di follia. Penso che questa frase indichi perfettamente lo status del mistero all'interno della vita. Per riuscire a fare qualcosa che sia valido è necessaria la follia. Però ne parliamo subito dopo la sigla. Allora, per quale motivo vi voglio parlare del mistero? Prendiamo il discorso molto alla larga e cominciamo proprio dalle origini della mia attività su internet, perché uno dei miei primi blog si chiamava L'albero del pensiero. Sull'albero del pensiero ho cominciato a pubblicare gli articoli che adesso hanno superato la cifra di 900 articoli che trovate sul sito fabriziovalenza.net, ma andiamo per gradi. Per l'appunto all'inizio si chiamava Albero del Pensiero, perché avevo questa idea di costruire un insieme di suggerimenti, di proposte, di approfondimenti che si collegavano l'uno all'altro, creando in qualche modo una visione integrale della realtà attraverso i miei occhi, che poteva essere simboleggiata da un albero. Però poi questo albero da pensiero si è trasformato in albero del mistero. Allora, albero del mistero alla fine poi è diventato fabriziovalenza.net. Però per me è rimasto sempre centrale il concetto di mistero, che lo trovo uno di quei concetti fondamentali per l'esistenza. Ma allora, che cos'è il mistero? Il mistero possiamo sicuramente dire che circondi ogni fatto della vita, ogni aspetto della realtà. La realtà non è mai comprensibile fino in fondo, anzi direi che è comprensibile soltanto per una sua piccolissima parte, se ci pensiamo. Noi crediamo di poter conoscere tutto, no? Ma questa è una convinzione che ci arriva forse direttamente da Aristotele, per l'appunto che ho citato attraverso questo aforisma: non c'è grande genio senza una miscela di follia. Non è sicuro che sia di Aristotele, però viene a lui attribuita. Allora, qual è il discorso con Aristotele? Che Aristotele ha fondato da un punto di vista formale la logica classica, che è quella basata sul principio di non contraddizione, cioè di una cosa non si può dire al contempo che sia e che non sia, no? Questo principio è diventato così importante e pervasivo nella nostra mentalità, soprattutto nella mentalità occidentale, che praticamente noi abbiamo incominciato a pensare e a conoscere il mondo attraverso questo principio. Per questo motivo noi siamo arrivati a credere che tutto ciò che noi pensiamo sia fondato, che tutto ciò che noi pensiamo sia reale, che non possa esistere nulla che non corrisponda al principio di non contraddizione. Però così non è, perché la logica classica è soltanto una delle logiche possibili per l'essere umano. In realtà esistono molti, molti tipi di logiche che non rispondono al principio di non contraddizione e che quindi vanno ben al di là di quanto il principio di non contraddizione sostenga. La realtà è più profonda e più ampia di ciò che è conoscibile. Nella realtà c'è, per esempio, anche quella sfera che noi indichiamo come appartenente al divino, no? Che lo vogliate chiamare Dio, che lo vogliate chiamare in qualsiasi altro mondo, modo, spirito del mondo, l'universo che ci parla, che si muove a nostro favore, tutto quello che volete, ma non ha nulla a che fare con la sfera del conoscibile in modo razionale, oppure in modo più che altro diretto, sicuro, certo, fondato, come vorrebbe il principio di non contraddizione. Infatti, ciò che è divino è misterioso. Il mistero appartiene al divino. Quindi, quando noi sperimentiamo qualche cosa di misterioso nella vita, non significa che è un enigma del quale noi dobbiamo trovare la soluzione, perché per gli enigmi si trovano le soluzioni. Per il mistero, invece, ci si apre semplicemente ad una sfera che travalica quella immediata del reale. Ma allora, cosa c'entra il mistero con la scrittura? Perché io ho chiamato il mio corso Il mistero della scrittura, no? Quando ho pensato l'anno scorso, tra aprile e maggio,
al nome del corso di scrittura che volevo proporre, pensai subito al mistero della scrittura, perché attraverso la scrittura io voglio proporvi, anzi attraverso le mie lezioni, io voglio proporvi un approccio che vi aiuti a scoprire il mistero dell'esistenza per inserirlo all'interno della scrittura. Per quale motivo? Perché la scrittura in realtà è mistero allo stato puro, se ci pensate. Intendo però la scrittura seriamente affrontata, non quella per fare cassetta, per far soldi, pensata soltanto per guadagnare, che per carità ha la sua dignità, ma non è il tipo di scrittura che io voglio veicolarvi. Non è il tipo di scrittura di cui io voglio parlarvi, quello che voglio aiutarvi a scoprire dentro di voi. La scrittura, quella seria, quella profonda, quella vera, ci obbliga a guardarci dentro, ti obbliga a guardarti dentro. E più ti guardi dentro, e più accade una cosa strana. Cioè che scopri abissi insondabili. E sai bene, come disse Nietzsche, che nel momento in cui guardi l'abisso, l'abisso guarda dentro di te. Non per forza però questi abissi fanno paura, mettono timore, ma di certo svelano l'enormità che c'è dentro ogni essere umano. Ed è una cosa veramente tragica che l'essere umano non si renda conto di questa enormità che ha dentro. La nostra società attuale ci porta sempre di più a non far caso a questa enormità, a questo abisso profondo, a questa ricchezza, io direi, di vuoto che noi poi cerchiamo ovviamente di riempire in molti modi diversi. E allora scopri però, se guardi questo abisso, se guardi dentro questa enormità, scopri che è un'enormità che corrisponde anche a quello che c'è fuori di te. E quindi nel momento in cui ti guardi dentro per scrivere, per trovare le tue storie, ti accorgi di un fatto molto strano, che quando parli dell'esterno, del mondo che ti circonda, in realtà stai parlando di te stesso o di te stessa, e quando parli di te stessa, di te stesso, in realtà stai parlando del mondo. Ed è proprio questo tipo di scrittura che è fondata sul mistero di ciò che è sempre più insondabile, sempre più sconosciuto, ma a noi sembra di svelarne sempre di più, no? Pezzo dopo pezzo. In realtà non arriviamo mai al fondo di questo mistero, è proprio scoprendo questo mistero che noi riusciamo a scrivere in maniera ricca, in maniera che possiamo proporre anche a molte altre persone, perché queste persone si ritroveranno in ciò che noi abbiamo scritto. E allora, in breve, ti rendi conto in questo modo, scrivendo così, che tutta la realtà è un grande mistero. Quindi ecco, il mistero della scrittura si chiama così proprio perché vuole aprire gli scrittori, chi ama la scrittura, a questa dimensione. Perciò vuole insegnare la qualità, non la quantità, perché basta anche un singolo testo, scritto in un modo particolare, per aprire questo bagaglio insondabile di mistero che c'è dentro di noi. Mentre invece puoi anche scrivere per la quantità, per il guadagno, per il mercato, 300 romanzi, e non sfiorare nemmeno mai il mistero di questa realtà che ci vive. Poi, il mistero della scrittura vuole aiutarti a scoprire ciò che c'è dentro di te a livello di tematiche narrative, a livello di sfumature, perché più ti dedichi alla scrittura e più ti accorgi e scopri le differenze, le piccole differenze, no? Tra un sentimento, tra un'emozione. Incominci a chiamare il tuo vissuto in modi diversi a seconda della prospettiva e della luce che c'è in quel giorno. Ti rendi conto che la realtà è veramente sfaccettata e variegata. E poi il mistero della scrittura non vuole ripetere cose, non vuole fare cose facili e alla portata immediata di tutti. Il mistero della scrittura non è per tutti, ma è per molti, direi. Allora io ti invito a scoprire il mistero della scrittura andando sul sito alberodelmistero.com. Lì ci sono tutti i corsi che io dedico. Ci sono corsi grandi, magari più costosi, che arrivano però al massimo fino a 400 euro, ma ci sono anche corsi piccoli da 50, 75, 100 euro. Prova a scoprire, vai su alberodelmistero.com. Se sei qui per guardare i miei video di scrittura, io ti do molte informazioni, molte notizie e molti consigli attraverso questi video, no? Che magari tu ami e che continui a vedere sul mio canale Albero del Mistero. Però se tu poi acquisti quei corsi, entrerai in possesso di molti consigli tecnici che ti aiutano
a sondare questi abissi, a sondare queste profondità e a scoprire il mistero che c'è dentro di te per scrivere meglio. Quindi, insomma, prova a scoprire, prova a vedere di che cosa si tratta. Ma torniamo a noi. Allora, la scrittura, per me, ti dico che cosa sia. È una serietà di approfondimento personale. Ma è un approfondimento che però è disponibile per tutti coloro che vogliono provare a percorrere questa strada. Io non penso che la scrittura sia un qualcosa di elitario, non penso che la scrittura sia per forza riservata a pochi. Più che altro la scrittura, quella vera, quella profonda, è riservata a chi ha deciso di mettersi a fare le cose sul serio. Ma il mio approccio in realtà vuole aiutare chiunque voglia mettersi a fare le cose sul serio. Quindi proprio te che stai pensando di scrivere seriamente, perché credi che dentro di te, che nel mondo, che nella realtà ci sia effettivamente questo mistero da sfondare, queste narrazioni da scoprire, allora ecco, i miei consigli fanno per te. È proprio te che io voglio aiutare. Quindi tu che sei interessato a scoprire cosa c'è dentro di te, allora sei potenzialmente portato o portata ad avvicinarti al mistero della vita, te lo voglio dire, e quindi al mistero della scrittura. Allora, in questo caso, la scrittura farà effettivamente per te. Ecco, insomma, mi premeva spiegarti, raccontarti come mai il mistero sia per me così importante. Il mistero è un po', se vogliamo, il succo della vita, di una vita ben vissuta, di una vita profonda, di una vita significativa. E, giorno dopo giorno, a me piace scoprirne un pezzettino in più, sempre però consapevole del fatto che non riusciremo mai a sondare completamente questo mistero. Anzi, più cerchiamo di scoprirlo, più cerchiamo di comprenderlo, e meno lo comprendiamo, più ci rendiamo conto di essere molto lontani, no? Dal fondo di questa verità, dal fondo di questo mistero. Spero che questa mia riflessione sia stata di tuo gradimento. Ti invito a mettere mi piace a questo video, ma anche ad iscriverti al canale. Siamo ancora in tanti, il 75% di coloro che guardano i miei video non sono iscritti al canale. A te non costa niente, clicca il bottoncino, mi raccomando, iscriviti subito, così potrai continuare ad essere aggiornato, e a me farai un grande favore, perché mi aiuterai ad andare avanti con questo canale. Ciao, a presto!